Galleria, che è una collettiva realizzata dalla Galleria d'Arte, dove questi artisti hanno compiuto una lunga camminata lungo l'Appia e ognuno con la sua arte preferita, diciamo così, ha espresso le sue sensazioni da, diciamo, da questa esperienza. La prossima settimana ancora a Cartier ospitiamo un'altra cosa particolare, che è il Festival Internazionale dello Storytelling, che racconta storie, che verranno da tutta Europa. Anche questa è una forma di teatro bellissima e sarà una bella esperienza. E poi mi piace anche raccontare questo: dal 24 giugno al 29 luglio ospitiamo una bellissima mostra di Mammucari sulla campagna romana, dove protagonista è la campagna romana con i famosissimi e tradizionali acquerelli dell'Ottocento, e anche questa sarà una bellissima occasione. Benissimo, Alma, fate troppe cose. Seguiteci e noi siamo contenti. Allora, intanto grazie di questo intervento e complimenti li facciamo a te, ma a tutto lo staff che lavora con te e che promuove in questo modo, difende, tutela e valorizza il Parco dell'Appia. Dobbiamo risentirci, allora ti aspettiamo in un'altra nostra puntata, per magari facciamo dopo l'estate, così presenteremo anche la stagione autunnale di iniziative. Grazie mille, davvero grazie a voi e saluti a tutti e buon pomeriggio. Gli ascoltatori di Radio Roma Futura. Buon pomeriggio, grazie. Grazie a voi. Ciao, arrivederci. Allora, grazie ad Alma Rossi, direttrice del Parco Regionale dell'Appia Antica, e qui proprio le parole non si riuscivano a fermare per le tante cose da dire, e anche qui continuiamo, lo diciamo spesso, ma quando si sente la passione del proprio lavoro, la passione per un territorio che si ama e che si cerca di valorizzare al meglio, è sempre sì, un piacere. Sì, soprattutto mi colpiva una frase, no? Che diceva la dottoressa: l'amore per un luogo è il primo strumento di valorizzazione. Quindi ci interroghiamo sempre su come fare. La risposta ci è stata data nel modo più chiaro possibile. Quindi. E la dottoressa sì, ha anche detto delle volpi, le volpi che ci sono all'Appia Antica, e ricordiamoci, giusto, che come Archeomitato ne abbiamo beccata una, quindi potete vedere sul sito, sulla pagina Facebook dell'Archeomitato, cercando, c'è un video in cui si vede una bellissima volpe che deve essere per tutti il segno per capire il valore, la ricchezza di quello che abbiamo accanto, e che quindi deve spingerci ancora di più ad amarlo e a tutelarlo, a proteggere le meraviglie che abbiamo accanto. Abbiamo parlato troppo, direi di andare un po' ci fermiamo in per pausa. Un attimo, però voi restate con noi. A tra poco.
Eccoci tornati. Bentornati a tutti. Abbiamo allora, un nuovo ospite, che andiamo avanti perché abbiamo tante cose da dire, tanti ospiti che attendono di poter intervenire per parlarci di cose meravigliose, e oggi torniamo a parlare del FAI, di cui abbiamo già parlato in passato, ma parliamo di una un comparto del FAI di cui invece non abbiamo mai parlato e che ci fa piacere ospitare. Sì, infatti, oggi. Assolutamente. Abbiamo con noi Gianluca Cabula. Benvenuto, Gianluca. Ciao, Gianluca, benvenuto. Buonasera, Laura. Ciao, allora, buonasera, Francesco. Gianluca, benvenuto. Grazie per essere con noi a Fuori dai Fori. Anzitutto, parliamo di FAI Giovani. Noi siamo abituati a sentir parlare molto di FAI. È la prima volta che però parliamo del FAI Giovani. Quindi, ci racconti un pochino che cos'è e quali attività fate? Sì, allora il FAI Giovani è una realtà in realtà molto importante, presente diciamo capillarmente su tutto il territorio nazionale. I gruppi giovani nascono diciamo all'interno delle delegazioni FAI e sono al momento presenti diciamo in oltre 80 delegazioni, quindi diciamo una presenza assolutamente molto consistente. Ai gruppi giovani del FAI aderiscono ragazzi dai 18 ai 35 anni e le linee di attività sono un po' diciamo le stesse di quelle della delegazione, ma si rivolgono in maniera diciamo privilegiata ma non esclusiva direi ad un pubblico, un target più giovane, quindi questo sia in termini di orari, sia in termini di costi, sia in termini di contenuti, e sono tutti eventi dalle conferenze alle visite guidate, le presentazioni che abbinano un elemento culturale con un elemento diciamo invece più conviviale, ecco, di tipo conviviale. Roma come gruppo giovani nasce nel 2012, si riunisce settimanalmente al momento più o meno 25-30 componenti diciamo attivamente coinvolti nelle attività e gestisce appunto il programma di eventi culturali in maniera end-to-end, cioè dall'ideazione fino alla realizzazione dell'evento. Molto bello. Senti Gianluca, parlando appunto di eventi, sì. ce ne sarà uno a breve, il 15 giugno, E42. Esatto. Che cosa significa E42 e in che cosa consisterà questo bellissimo evento? E42 è l'esposizione universale del 1942 che non ha avuto mai luogo, doveva celebrare i 20 anni della marcia su Roma, ma nel 1942 l'Italia era bloccata ai confini della Grecia. E avevamo altro da fare diciamo in quegli anni. Assolutamente sì, i lavori erano iniziati nel 1937 e tutta quella serie di marmi, di costruzioni, di edifici diventò improvvisamente un immenso rudere. Spettrale, immenso, destinato poi a rimanere tale fino agli anni 50. Quindi l'evento di giovedì prossimo si pone diciamo come obiettivo quello di raccontare la storia di un'esposizione mancata, che doveva avere caratteri di unicità, perché non era un'esposizione temporanea, ma doveva essere un'esposizione stabile attorno alla quale doveva nascere un nuovo quartiere urbano. Ripercorla attraverso tutti diciamo i caratteri di unicità che quell'esposizione ha avuto, quindi l'essere nata diciamo al di fuori di qualsiasi previsione di piano regolatore, quella però di essere stata d'altra parte un grande laboratorio creativo, no? di architetti, all'EUR si sono misurati le più grandi voci dell'architettura moderna, anche se diciamo attorno poi a un grande solista che era Piacentini. Sempre all'EUR si sono misurati grandi decoratori, grandi designer, Guerini, Funi, Sironi, Severini, Pampolini, insomma solo per dire qualche nome. E l'EUR poi diciamo porta con sé anche tutta una serie di considerazioni, di dibattiti ancora attuali, cioè l'EUR è solo un quartiere o anche potremmo dire una città di fondazione? Puoi darci tu qualche risposta a riguardo? Che dici? Proviamo oggi a dirimere la questione? Diciamo che ancora anima molti dibattiti questo, però potremmo dire che senz'altro in una Roma diventata inevitabilmente policentrica, l'EUR senz'altro è uno di questi fulcri dell'ellisse, mi verrebbe da dire, e quindi assolutamente in questo senso ha acquisito attualmente una nuova centralità.
Senti, ovviamente immagino si tratti di una visita guidata, perché insomma sembra un percorso piuttosto complesso e immagino anche itinerante tra i vari luoghi che caratterizzano l'Euro, giusto? Esattamente, è un'immagine diciamo itinerante tra le architetture fondamentali dell'Euro, che sono quelle, le cosiddette architetture che sono andate a concorso, cioè per cui furono banditi dal regime dei veri e propri concorsi, e quindi si parte diciamo da Palazzo degli Uffici e si termina appunto con un percorso guidato sulla quella che era denominata la Piazza Imperiale, dove è l'obelisco diciamo sulla Cristoforo Colombo, che credo tutti conosciamo. Gianluca, cala l'asso, svelaci il nome della guida, perché è un nome pesante e quindi i nostri ascoltatori devono saperlo, perché quando parliamo di storia contemporanea e quindi anche di città contemporanea non possiamo che parlare di Vittorio Vidotto, che abbiamo coinvolto e diciamo molto con grande disponibilità si è come dire si è lasciato coinvolgere in questo evento. Assolutamente farà da noi farà per noi diciamo la guida in questo percorso. Credo che su Vittorio Vidotto non ci sia altro da aggiungere, un professore emerito della Sapienza, un grande saggista, e sull'Euro in particolare ha scritto molto e ha curato non più di 2 anni fa una grande retrospettiva sul tema. Sì, diciamo quindi, che insomma, per conoscere la Roma moderna e contemporanea bisogna leggere Insolera e Vidotto, quindi insomma avete preso uno dei due nomi che meglio di chiunque altro può parlarci dei cambiamenti di Roma degli ultimi decenni. Senti, qualche informazione pratica per chi vuole partecipare alla visita? Assolutamente, allora dico a tutti di andare sulla nostra pagina Facebook, dove è presente l'evento, la pagina del Fai Giovani Roma, ricordo, e di iscriversi tramite il link che trovate sull'evento e che rimanda al sito del Fai, quindi iscrivetevi, consiglio al pubblico insomma di iscriversi tramite questa modalità. L'appuntamento per gli iscritti è giovedì prossimo 15 giugno alle 6:15 a Palazzo degli Uffici a via di Ciro il Grande, e da lì diciamo inizieremo la nostra visita. Per ogni problema, dubbio, eventualità potete scrivere a faigiovani.roma@fondoambiente.it. Allora ripetiamola bene, che magari qualcuno distratto non ha fatto in tempo a segnarsela: faigiovani.roma@fondoambiente.it. Perfetto. Per tutti i giovani, ripetiamo, dai 18 ai 35 anni. Per tutti indistintamente, assolutamente, non c'è un limite di età per la partecipazione agli eventi. Poi i giovani dai 18 ai 35 avranno la possibilità di iscriversi. Sono assolutamente certo. Al Fai Giovani, sono quindi, i primi insomma. Benvenuti, sia per iscriversi al Fai Giovani, sia per in generale fare, diciamo, prestare il proprio servizio come volontari nell'ambito delle delegazioni. Gianluca, grazie, che dire, grazie per essere stato con noi, speriamo grazie di risentirci presto con le prossime attività, senz'altro. Perché insomma sappiamo che questo è soltanto uno dei tanti eventi che voi organizzate sul nostro territorio, quindi ancora ti ringraziamo e complimenti, a presto, e buona complimenti. Visita. Ciao Gianluca. Grazie a voi dello spazio, buona ciao, serata. Buon pomeriggio. E quindi giovedì il Fai Giovani di Roma ci porta in questa passeggiata che forse non l'abbiamo detto, ma fa parte di una serie di passeggiate che hanno chiamato Polis in Fabula. E questo sarà E42, quindi il quartiere dell'Euro, che appunto nacque in previsione dell'esposizione universale del 1942, ma che non ci fu mai. Allora, prima della pausa musicale, Laura, vogliamo dare le nostre brevi. Sì, anche perché mi sembra che una sia abbastanza in sintonia con la notizia di cui abbiamo appena parlato. Gianluca, che fa parte del Fai Giovani, perché domani, sabato 10 giugno, il Fai, quindi il Fai di Roma, ha organizzato un'altra giornata della serie Cosa fai oggi. Domani sarà la Bocca della Verità e secondo me hanno fatto una bella iniziativa, perché legano antico e moderno, quindi c'è una visita guidata con apertura dalle 10 alle 20 appunto in piazza Bocca della